Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, finalmente ho tra le mie mani l'Air 2S, questo nuovo drone di casa DJI, che è molto chiacchierato perché è arrivato solo a distanza di un anno dal precedente, quindi tante cose, poi l'aumento di prezzo e poi perché alcune caratteristiche sono interessanti, ma sono comunque da valutare e da provare. Oggi proverò l'Active Track, questa nuova Active Track 4.0, perché comunque lui ha questa nuova Active Track e anche un APAS 4.0. Perché comunque ha questi nuovi sensori messi sempre anteriormente, ma messi sopra al drone, che dovrebbero dare molta più affidabilità nell'elevare gli ostacoli, e soprattutto questo Active Track 4.0 non dovrebbe perdere quasi mai il soggetto, comunque tenerlo sempre inquadrato al centro dell'inquadratura. Però, come avete visto nell'ultimo video che ho pubblicato, dove ho preso appunto i pezzi di questo ragazzo americano che ha testato il drone in una situazione particolare, ma non particolarmente estrema, era in bicicletta con delle piante in mezzo. Il nuovo DJI Air 2S si è comportato non bene, perché comunque è finito in mezzo alle piante e poi è caduto in acqua perché voleva attraversare le piante per seguire il soggetto. Quindi speriamo che non succeda niente di tutto questo. La prima prova che faremo, attraverseremo un bosco, quindi questo sentiero con tanti rami, rametti, comunque abbastanza chiuso, dove cercherò di farlo di corsa, anche se con tutto il peso che avrò addosso, perché ho lo zaino con il DJI FPV, ho lo zaino con dentro le telecamere, veramente farò molta fatica a correre. Farò il possibile per correre veloce, ma troppo peso e troppo sballottamento sicuramente non mi permetterà di correre veloce, ma faremo il possibile e vedremo lui come si comporta nell'evitare i rami, le foglie, perché comunque saranno un 100 metri di sentiero, ma è molto chiuso e soprattutto non passa neanche tantissima luce, quindi sicuramente una buona location per provare l'Active Track anche con poca luce. E poi proveremo in parallelo in un'altra location di cui farò vedere dopo appunto qual è la location, per vedere com'è il comportamento con l'Active Track in parallelo, che poi è diciamo la fase incriminata nel video che ho postato l'altro giorno. Quindi ragazzi, direi non perdere altro tempo e partiamo con questo Active Track 4.0 e DJI Air 2S. Ragazzi, partiamo! Andiamo! Ho la mia impressione, o è vero che tutti stanno andando più veloce? Ragazzi, sono morto. È stata una cosa faticosissima, uno per la corsa, perché vabbè, non sono abituato a correre, e poi perché avevo sulle spalle questo zaino con su il drone FPV, con dentro gli occhiali, il radiocomando, le batterie, tutto quello che c'è qua dentro. E poi avevo questo zaino con dentro altre cose, telecamere, cose, quindi avevo veramente un peso addosso incredibile. Poi comunque il drone FPV che sballottava e pesa quasi un chilo, veramente è stata una cosa, un incubo. Però devo dire che il drone. Però devo dire che Air 2S si è comportato secondo me benissimo in questo Active Track, preso posteriormente, devo dire tanta tanta roba. Ha avuto solo un momento in cui ha avuto un rallentamento che si è quasi fermato, poi è ripartito subito e ha continuato a seguirmi. Adesso volevo fare un'altra prova dove andrò a fare l'Active Track in parallelo e lo faremo in quella location là. Cioè io starò al di là di quelle piante, lui al di qua e correrò tutto per tutta quella lunghezza, che non è tantissima, per vedere cosa succede
quando tra il soggetto e il drone ci sono dei rami e delle piante, un po' come il video che ho pubblicato qualche giorno fa di quel ragazzo americano che ha fatto appunto quella recensione dell'Active Track, in cui poi il drone ha beccato i rami perché voleva passare al di là delle piante e poi addirittura è caduto nell'acqua e ciao ciao DJI Air 2S. Quindi qua proveremo questa situazione, ovviamente qua non c'è il fiume, quindi se proprio dovesse andare male cade nel prato ma non nell'acqua, quindi lo recuperiamo senza problemi, sperando ovviamente di non subire troppi danni al drone, ma speriamo che comunque si comporti bene e non faccia quello che ha fatto quello del ragazzo americano. Quindi ragazzi, adesso direi di non perdere altro tempo e facciamo anche questa seconda prova con l'Active Track in parallelo. Andiamo. Ok ragazzi, il drone è lì pronto, quindi adesso facciamo questa prova con l'Active Track in parallelo, dove tra me e il drone, o meglio tra noi e il drone, ci sono piante, rami, e vediamo il suo comportamento. Speriamo che vada tutto bene, perché le piante e i rami sono davvero tanti e anche molto molto bassi, quindi sono penso una cinquantina di metri, ma abbastanza intensi per questo DJI Air 2S, per come si è visto negli ultimi video il suo comportamento nell'Active Track parallelo a livello di sicurezza nell'evitamento degli ostacoli. Quindi ragazzi, adesso prepariamoci a correre per questi 50 metri. Pronta Sara? Sì. Dammi a me questa. Sì. E adesso possiamo partire. Pronti? Sì. Partenza. Via. Guarda che sta andando contro le piante, fermati! Ecco, già lì l'Air 2, se io non mi fossi fermato, sarebbe andato contro a quei rami. Diciamo che lateralmente non vede proprio niente, ma niente. Allora, facciamo così, lo allontaniamo un po'. Lo allontaniamo, così siamo, dovrebbe essere più indietro dei rami. Ok, andiamo ancora un pochino indietro, perfetto, adesso dovrebbe essere più lontano e torna avanti. Cacchio, torni avanti, stai indietro che non hai il sensore, ci vai a sbattere. Proviamo così, però ci sono ancora i rami lì, speriamo che non venga in avanti, altrimenti ci sbatte contro sicuramente. Quindi ripartiamo, avete visto che è vero che erano molto laterali, quindi però non ne ha visto neanche mezzo, Però stranamente era anche abbastanza messo in parallelo. Di solito l'Air 2 e questo 2S, come si era visto anche nei video, tende a fare il parallelo inclinato, appunto perché così il sensore anteriore riescono a vedere un pochino gli ostacoli, mentre questo in questo momento ci ha ripreso molto molto in parallelo. Quindi ragazzi, ripartiamo, 3, 2, 1, via! Non ci vede più Sara, ci sono troppi rami, è troppo fitto qua, però perlomeno si è fermato. Qua però vedete ragazzi quanto è fitta la vegetazione, ovviamente l'Active Track qua mi ha perso perché veramente è troppo fitta. Adesso torniamo indietro, ok. Allora, avete visto che l'Active Track lì mi ha perso, ma perché ragazzi veramente la vegetazione era troppo fitta, forse ho scelto una location un po' troppo difficile, perché comunque la telecamera a un certo punto non ci vedeva più perché eravamo troppo coperti dalle piante, però perlomeno ragazzi non è successo quello che è successo al video del ragazzo americano, dove il drone ha tentato di attraversare le piante e dopo è caduto addirittura in un fiume. Quindi perlomeno qua si è fermato, non ha tentato di seguirci dove non poteva. Eccoci qua, quindi Air 2S, come stai? Tutto bene? Le piante le hai evitate al primo tentativo solo perché ti ho fermato io, altrimenti ci andavi contro senza nessun problema. Quindi Air 2S, tutto bene? Sì, solo perché a un certo punto ti ho fermato io, perché sennò i rami con i sensori che hai davanti non ne avresti visto proprio mezzo. È vero che erano molto laterali, però diciamo che non sarebbe comunque stato bello vederlo andare a sbattere, quindi l'ho fermato, quindi ho preferito ovviamente fermarlo, però ho visto che, come vi ho detto, il parallelo era molto parallelo e non era un parallelo un po' inclinato, quindi è impossibile per lui leggere gli ostacoli lateralmente. Allora adesso ritorniamo alla base, ci facciamo seguire in parallelo, perfetto,
quindi andiamo. Ma che dai, io non ce la faccio più a correre, sono morto. Tra la corsa sotto là con 100 kg addosso e questa di adesso, che anche se questa è stata cortissima. Quindi riatterriamo. Ok ragazzi, avete visto il comportamento in tutte e due le situazioni, active track posteriore, active track parallelo. Posteriore secondo me è tanta roba, active track parallelo invece è da rivedere in un altro video perché la location era troppo estrema, nel senso che i rami erano troppo sporgenti per dove, la distanza che lui aveva da me, quindi ci stava andando a sbattere, se non l'avessi fermato ci sarebbe andato a sbattere lateralmente, però è anche vero che lui non ha sensori laterali e questi rami erano davvero molto sporgenti sul fianco, quindi non lo so. E poi mi stava seguendo davvero molto in maniera parallela e non è inclinato come fa di solito l'Air 2, quindi i sensori ovviamente non hanno visto i rami. Poi dopo, quando sono arrivato dove la vegetazione era molto fitta, mi ha perso l'active track, ma questo era, diciamo, ho sopravvalutato l'active track, ma non solo di questo drone in generale, cioè anche Skydio avrebbe perso sicuramente l'aggancio del soggetto perché era troppo fitta la vegetazione. Quindi perlomeno non è successo quella cosa bruttissima che è successa nel video del ragazzo americano. Però è da rivedere appunto l'active track parallelo, fino a che punto può vedere gli oggetti o meglio gli ostacoli. Magari lo vedremo in un altro video, però nel complesso, perlomeno in questo sentiero chiuso a galleria fatta di rami, quindi con anche non tantissima luce, o meglio non con una luce ideale, però si è comportato davvero bene. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questo Active Track 4.0 con questa prima prova e primo test col DJI Air 2 S vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, tante prime stampe 3D, voli in FPV, tante cose arrivano su Instagram, seguitemi lì se vi va, e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!